Dio ti maledica, te da un schiaffone che ti pitturo su quel muro, ta male puttana. Che te colpo, Dio cane. Maglione! Dio padre! Che avete fatto la carriera? Porca! Ciao cretino, Dio cane! Bianconero dal 2017. Mattia rinnova il suo contratto al culmine di una stagione che lo ha visto protagonista. Infatti è stata la sua seconda per numero di presenze in Serie A. 20. Nel 2018-19 furono 22. Un esempio di quanto Mattia sia prezioso? Eccolo, in una delle sue ultime apparizioni stagionali. Contro il Sassuolo è stato ancora una volta determinante. Se si pensa che ha giocato 50 palloni, creato 3 occasioni e portato a casa un 91% di precisione nel passaggio, fra i migliori della squadra. Siamo felicissimi di annunciare il rinnovo di Mattia. Ancora insieme. Lasciatemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di Mattia De Sciglio e del suo rinnovo fino al 2025. 2025, 3 anni ancora insieme. Vi ricordo che oggi pomeriggio intorno alle 5 sarò in live nella piattaforma Viola, parleremo un po' di mercato, apriremo un centinaio di player pick su FIFA, avremo modo di parlarne tutti insieme. Prima di dirvi la mia, mi illustro come la presa al web. Si parte con un Milan in questo momento, Renato Sanchez, Botman, Noah Lang, l'Inter, Lukaku. La Juve De Sciglio nel 2025. Parlerò anche di cosa ne penso del mercato dell'Inter. Se questo video magari arriva a 2000 mi piace, vi do una mia opinione. C'è chi mostra l'immagine di FIFA. Cancella il club. C'è chi dice di cancellare il tweet. C'è chi dice che Matteo De Sciglio è stato uno scarto del Milan di Mirabelli e noi siamo contenti di averlo pure pagato profumatamente, ora gli rinnoviamo il contratto per altri 3 anni. Questa società mi fa schifo. La stessa che ha portato via Dybala. Ma questo non lo ricordiamo sotto i commenti delle foto di Paolo. Poi c'è Pirlo. Vabbè, faringula, vabbè. E poi una tendenza classica che si rivede nel raccomandato Mattia De Sciglio. E questa roba di Allegri, dove si dice che sia suo figlio. Poi c'è chi chiede che si possa essere meglio di De Sciglio, e qui parte un qualsiasi ragazzo delle giovanili, un ragazzo della serie B olandese, persino una sedia, chiunque abbia due gambe sia deambulante. E poi è quello dove mi ritrovo più io. Non bastava la pandemia, le guerre, il riscaldamento globale, i film di Tommaso Paradiso, no, pure il rinnovo di De Sciglio fino al 2025! E poi certo c'è anche una battuta! Da un lato un giocatore che si è dimezzato lo stipendio, dall'altra parte Mattia De Sciglio. Certo, questo è vero! Se vogliamo trovare una cosa positiva in tutto questo... E che alla fine Mattia De Sciglio, dai 3 milioni netti che percepiva, andrà, con questo nuovo contratto, fino al 2025 a percepire la metà dell'ingaggio, che sono comunque sempre 2,8 milioni lordi. Però, nella classifica dei stipendi, ha perso posizioni, quindi, no? Si trova ad essere così, la situazione è essere questa qui. Però, fondamentalmente, ciò che... questa scelta lascia perplessi tutti noi è che il contratto non è neanche biennale, perché dici, vabbè, dai, almeno non lo perdi a zero, sto ragazzo, voglio dire. Magari c'è un pazzo che riesce a vedere De Sciglio che per miracolo farà un'altra stagione dove si dimostra integro, cosa non scontata, diciamo particolarmente... valido, qualche assist qua e là, e magari il prossimo anno te lo comprano, perché cominci gradualmente, non ti chiedo giustamente, no, di perderli tutti insieme, gli scarti, gli esuberi, di questi 6 contratti in scadenza nel 2022, 3 li abbiamo bocciati e sono stati rispettivamente, alle cose di oggi, Morata, Bernardeschi e Dybala, e hai rinnovato Perin, De Sciglio e Cuadrado. L'aveva detto, il grande arriva bene, non sarà l'unico a farne le spese. Dybala quindi seguì Bernardeschi, ma De Sciglio resterà la Juve
con gli anni di contratto fino a quando si può dire Max Allegri è l'allenatore della Juventus da contratto, no? 2025, qua, fino a quando aveva firmato Allegri. Allegri, Juventus, contratto, quindi se lo porta fino alla tomba con lui, no? Sappiamo quanto la Juventus delle Zavore deve portarsele fino al fondo alla sua carriera, fino alla sua durata contrattuale. Ramsey nel 2023, nessuno riuscirà ad accontentare le richieste che furono fatte nel passato, con Paratici, che sono convinto che secondo me se andiamo a cercare sottoterra, sotto il prato della Continassa, troviamo effettivamente delle bombe o delle mine antiuomo, perché ancora oggi noi facciamo le spese. Facciamo le spese di dover mantenere in squadra gente come Alexander, che ha subito nel 2018-19, perché all'epoca era uno dei migliori terzini in circolazione, uno degli stipendi da capogiro. Tutte robe che, una dietro l'altra, ancora ci appiopperemo fino al 2024. Ma il problema è che adesso quello che ha fatto di sbagliato la società precedente, che speravamo si potesse tutto risolvere con l'arrivo di Arriva Bene, che Romini Bam, adesso riavrai già il pensiero fino al 2025 che se sto ragazzo il prossimo anno non performa, non avrai la possibilità di cederlo. Certo, spensi di farne magari un piccolo gruzzoletto da 5-10 milioni quando avrà 31 anni il prossimo anno, o 32 tra due anni. Quindi motivo del rinnovo, dire me lo tengo altri 3 anni perché bene o male, oh, se non lo rinnovavo lo perdevo a zero, almeno punta a farci qualcosa. Non lo so, a quest'età un classe comunque sia 92, presenze fatte 91, ha giocato 4 anni alla Juve praticamente, dimostrazione che sia no, non è un giocatore di prima fascia, non è un titolare tipo Llorente, Ibra, se, gente come Emerson, in 2 anni hanno fatto le sue stesse presenze, ma erano giocatori che appunto hanno fatto 45 presenze per 2 in 2 anni, e questo è stato il loro ritmo. Però io mi domando e dico, alla fine, dopo molti minuti in realtà sto discorso, ma mi rifaccio alle parole che disse Colpo Gobbo, un collega su YouTube: dobbiamo estirpare la mediocrità da questa squadra. Ma noi non la estirpiamo, noi ci nutriamo di questa roba. Noi siamo come Willy Byers, che in Stranger Things si assorbe il male, il sottosopra, ce lo portiamo dentro, e quello che cercavamo di portare via, noi lo stiamo ancora assorbendo. Noi dovevamo liberarci anche di più giocatori alla Bernardeschi che avevamo e pensavamo tutti fossero da togliere da questa squadra, da rimuovere, cartella, cestino e via. Te lo porti insieme, va bene. Nescio ha dimostrato quest'anno di fare cose buone per la causa, ha fatto particolarmente bene qualche assist, si è rivelato utile. Non nego il fatto che con la riduzione dell'ingaggio adesso almeno ha una cifra valida e rapporto alla nostra rosa, perché se mi guardo in giro per l'Italia, sta cifra qui la piglia quasi Dumfries, che è un titolare dell'Inter, campione quasi d'Italia, ma giocatore che è stato molto più determinante, il titolare dell'Inter, prende 1,5 milioni / 2 milioni di euro a destra in quella fascia, dirompente, presente, giovane e più valido. Quindi, se dobbiamo ovviamente tutto rapportarlo alla Juve, lui è lo stipendio più basso. Nella proporzione generale, anche quando andiamo a discutere del fatto che Paolo Dybala all'Inter andrà a prendere una tot cifra, è perché la tot cifra nell'Inter è da top player, mentre nella Juventus, cazzo, penso che se Paolo si basasse sulla coerenza delle cifre a quale doveva stare, confrontati ai 7 milioni di Rabiot e Ramsey, chiunque avrebbe dovuto avere diritto di percepire di più, e anche un po' di più. In proporzione, dice, quello non è utile, quello si fa ammutinamento quando gioca con noi, con il Galles fa le Veroniche, fa i gol come cazzo gli pare, gli assist, poi con la Juve non esiste, prende il mio stesso stipendio, mi prendete in giro? Normale che ogni cosa vada rapportata. Va bene, Matteo De Sciglio, la strada prosegue insieme. Se pensavamo che magari tutto il male si potesse estirpare in un anno, non è possibile. Dici, forse De Sciglio è il peggiore dei mali. Ragazzi, è un giocatore che non ci nascondiamo, te dici è una riserva, ma perché nella Juve i titolari sono titolari 40 partite l'anno, siamo bionici come l'Inter, che dal punto di vista fisico e atletico sono giocatori molto più affidabili, duraturi nel tempo, siamo sicuri che la prima riserva di Sciglio, che può giocare sia a sinistra sia a destra, una pedina jolly che nella rosa della Juve c'è sempre stata,
Ma non è una riserva valida. Ai tempi c'erano delle riserve molto migliori, molto più anche integre, perché questo non è manco Inter. Quindi, voglio dire, avere il coraggio di operare, società juventina. Società che ha avuto appunto la coerenza di dire: Dybala, come sei arrivato, Vlahovic, ti porto via alla porta e non ti rinnovo perché è andata così. Mettetemelo in testa. Si prosegue su questa via qua. Va bene, quindi riconosciamo che non abbia fatto un errore questa dirigenza, perché non ha avuto il coraggio di investire su qualcuno da poter prendere, no? Questo tanto bloccato Udogi dall'Udinese o tanti altri nomi che si potevano utilizzare, no? Per poi andare a comprare la riserva del futuro Alessandro partente, spero nel 2023, perché lui scala nel 2023. Spero non si rinnovi, possibile. Bene, non ho altro da dire, perché direi che le parole ci sono già abbastanza. Ci vediamo oggi pomeriggio, piattaforma Viola. Ecco, mando un commentino riguardo questa situazione. Ripeto, non odio Mattia, ho odiato molti altri giocatori, però riconosco i limiti e riconosco il fatto che la società, se doveva operare quest'anno e fare tante operazioni, doveva avere il coraggio anche di comprare, investire in questa zona del campo. E invece preferiamo dormire, adagiarsi negli allori, preferiamo cambiare poco alla volta e la rivoluzione così non parte, perché se volevi fare una rivoluzione, sto nome qua era uno che doveva volare. Invece, com'è che dice il sito della Juve? Perché ancora insieme. Bella.